La nostra è una performance, scusa se interrompo, una performance di musica e poesia. E adesso i testi sono suoi, e adesso l'ultimo. E volevo ricordare che stiamo suonando a 432 Hz, che è adesso ce lo spiega Fabio meglio, l'onda della Terra. Sul foglietto che c'è su qualche tavolo c'è una spiegazione per chi fosse curioso. Ed è una frequenza che fa bene al cervello. Al cervello, sì. E allo spirito. Due parole per questo, perché è molto importante per noi. Allora, due paroline per non tediarvi troppo, che già la stiamo tirando per le lunghe. Allora, 432 Hz, vi leggo qualcosa che non mi sto inventando, ma qualcosa che, se avete voglia, vi potete informare in rete, ci sono un sacco di info. Allora, l'importanza del tuning, l'intonazione, il termine diapason, partiamo dal diapason perché questo è l'origine. Il termine diapason ha diversi significati, ma più comunemente indica lo strumento che serve per generare una nota standard. È inoltre uno strumento utilizzato in medicina per alcuni musicisti moderni. Molto probabilmente il diapason è praticamente uno strumento sconosciuto, oppure uno strumento con la cordatura standard a 440 Hz. Eppure il diapason potrebbe contenere in sé il vero significato dell'origine di certe emozioni umane, come dello stress, della calma, della malattia e della salute. Comprendere questo strumento e la sua fisica equivale forse a comprendere tutto il meccanismo compositivo. Quindi, nell'universo tutta energia e vibrazione. Il ritmo vibratorio di un oggetto, compreso il corpo umano, si chiama risonanza. Scusate che vedo poco. Ogni organo, osso o tessuto dell'organismo possiede una frequenza specifica risonante. Quando la frequenza si altera, può succedere più volte che quella parte del corpo si ammala, perché vibra in modo disarmonico. Al contrario, un vibrare all'unisono o risuonare armonicamente significa essere in salute, in armonia con il tutto. 440 Hz è la frequenza di riferimento per tutti gli strumenti musicali sulla quale si esegue la cordatura, compreso tutto ciò che ci circonda, la musica che ascoltiamo nelle varie radio, iPod, stereo, PC, eccetera, TV, ovunque, insomma. È stato scelto arbitrariamente il La 440 a Londra nel 1953 e da allora è diventato la nota di riferimento mondiale. Precedentemente il ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels impose nel riferimento del 1939 il diapason a 440, quindi già parliamo di tempi addietro, ignorando un referendum contrario promosso in Francia da 25.000 musicisti. Giuseppe Verdi nel 1884 scrisse una lettera indirizzata alla commissione musicale del governo italiano, senza ottenere il risultato sperato, in cui chiese di unificare l'utilizzo del corista diapason a 432 Hz. Ascoltare, suonare, cantare musica armonizzata alla frequenza del diapason scientifico a 432 Hz può donare beneficio a tutti. Ascoltare, suonare, cantare musica con il diapason disarmonico a 440 provoca caos e tensione nella nostra percezione quotidiana. Questo che vi ho detto, cioè, potete tranquillamente andare a cercare, ripeto, in rete, informarvi, approfondire. Non è nulla che mi sto inventando, ma credo sia importante, visto che parliamo della nostra armonia quotidiana. Basta pensare ai delfini. Grazie. E alle loro capacità curative con il loro suono. Se vogliamo parlare dei cambiamenti, questo è uno dei cambiamenti che possiamo attuare noi musicisti e tutti quelli che fanno musica e ascoltano musica, giusto? E questa è la frequenza che noi abbiamo scelto di utilizzare, perciò godetevi il resto della serata. Mi dicono foglia perché non ho i piedi per terra e non possono farci nulla.
mare.